Ciao a tutti, amici, benvenuti in un nuovo video. Non fate caso al bordello dietro di me, ma voi sapete che è tutto normale, tutto regolare. Allora, vi voglio parlare di alcuni acquistini che ho fatto con i saldi. Non ho preso tantissime cosucce ancora. Dico ancora perché Rosa è intenzionata, ma perché parla in terza persona? Perché mi dissocio da quest'essere. Allora, no, non ho preso altre cosucce più di questo, perché in realtà devo andare in vacanza a fine mese e sto cercando di mantenermi qualcosa di dindini, di bleorini per altre spese, magari quando andrò al mare, dato che dovremo passare verso l'outlet da quelle parti, devo fare anni là, ecco, ci devo rimanere là, quel poco di pensione che mi dà. Vabbè, comunque, l'altro giorno quando sono tornata dall'esame a Napoli, sono passata da Tiger e io da Tiger non ci passo, cioè ci passo pochissime volte, ragazze, perché non è vicino a me. E ho preso giusto delle stronzatelle, proprio detto proprio in modo epico, da 5 euro, 5 pleuri praticamente. Sono delle cosucce che però quando sono passata non ho fatto a me, cioè non potevo non prenderle. Cioè cose proprio, sapete quelle cose come per dire cosa te ne fai? Non lo so. Comunque, no, no, vabbè, sono troppo belle. Guardatele quanto sono simpatiche e sorridenti. Vabbè, sono praticamente al modico prezzo di 1 euro, queste matite con mine intercambiabili. E io preferisco queste qua con le mine per sottolineare, per prendere appunti e cose del genere, perché praticamente non la devo temperare. Mi auguro che le mine che ho ci vadano bene dentro. E poi ho trovato sempre a 1 euro l'uno questi stampini che si mettono sopra la matita, vabbè, si possono usare pure così. E fanno praticamente queste stampe che vedete qua, sono diverse. E sono semplicemente decorativi. E ho detto vabbè, me li voglio prendere perché non si sa. Ok. No, mi piacevano questi stampini, io li adoro. Quando ero bambina andavo stampando roba dappertutto. Ho stampato pure la faccia da qualche parte, evidentemente, perché so così. E poi ho preso questa qua, dite che caspita ci azzecca, non lo so. Comunque, mi serviva questo perché adesso si portano insomma le scarpe aperte, e mi serviva qualcosa per fare la pedicure o la zampicure, chiamatela come volete voi, e per 2 euro, ho trovato questa qui che è praticamente una spazzola per i piedi che ha sia la pietra pomice, si chiama questa qua così ruvida, questa parte qua tipo limetta. Questa qua che è per i duroni praticamente, un pochino questa è di ferro proprio, e poi c'è la spazzolina per togliere il tutto. Fa schifo detto così, comunque era troppo ganza questa cosa e l'ho presa. E poi sono passata da De Zenis. Da De Zenis in realtà, ragazzi, non ho trovato granché, però ho trovato una cosa troppo ganza. Questa qua l'ho pagata 8 euro mi sembra in saldo. Sì, vabbè, ci sono alcune cose di santo subito, quindi lo scontrino è inutile che ve lo faccio vedere perché. E, ecco qua, costava 14, no, che sto dicendo, 16,90, l'ho pagato 8,45, 8, sì, ok, lo metti a fuoco, al 50%. Allora, quando io l'ho vista questa cosina, vi faccio vedere. Sembrava un vestitino in realtà, ma non è un vestitino, cioè, questa è una maglia. Che va proprio così, qua non c'è il vestito sotto, qua è praticamente aperta, vedete? Quindi quando la mettete con un vestitino nero semplice sotto oppure di un altro colore bianco che faccia contrasto, cioè è troppo caruccia sta cosa, non so, cioè mi metto più dietro perché magari così la vedete, cioè fa da maglia, praticamente si ferma qua e poi qua è aperta. Quindi potete metterci anche un pantalone nero semplice sotto, così ed è troppo carina perché sembra come se avesse un vestitino, in realtà non è un vestitino, ecco. Vabbè, ma avete capito, comunque è ganzissima sta cosa e per 8 euro ho detto, cioè quando l'ho messa addosso mi piaceva questo effetto, e quindi ho detto vabbè,
E poi sono andata in un negozietto che si chiama David, come volete voi, ed è un negozietto che più che altro è, cioè, franchising in Campania, quindi non so se si può trovare da altre parti. Ok, eccola. Cioè, solo io le potevo prendere queste cose. Sono delle scarpettine che però sono fatte in questo modo, cioè sono delle ciabatte, chiamiamole ciabatte, dove praticamente voi inserite il piede, però la cosa bella è che, essendo di gomma, io l'ho pagata 3 euro, questi 3,50 euro, sono ganzissime perché sono del tipo delle Converse, però fatte insomma a mo' di ciabattine. Le ho prese per il mare, queste qua. Poi ho preso un vestitino. Il tutto era intorno ai 5 euro, una cosa del genere. Questo stava a 10, quindi mi è venuto o 7 o 5, non ricordo bene. Ho preso questo vestitino qua che mi ha fatto uscire gli occhi. È molto elastico, quindi voi lo vedete piccolino, però vi assicuro che... Ahia, mi stavo suicidando. Vi assicuro che vedete, è molto elastico. Ed è questo vestitino qua, fatto così. Mi piaceva tantissimo questo... tipo pizzo qua messo, vedete, questo dettaglio qua, e poi sotto è così, a tutte rose. È un vestitino praticamente, non mi vedrete mai, comunque ok. Poi altra cosa che ho preso è quest'altro tipo di vestitino qua. Questo è semplicissimo, tipo una specie di tubino così che scende giù dritto così. Eccolo qui, e arriva fino al ginocchio più o meno. L'ho preso perché è comodo, secondo me, molto, sapete, quelle cose. Poi sono questi tessutini stretch che però non si attacca addosso, questo. E poi ultimo pezzo, ho trovato, c'era questa qui, c'era in giallo e in blu. In giallo mi sembrava, però era un giallo canarino spento. Sempre intorno ai o 5 o 7 euro, non ricordo bene. Ed è questa specie di, cioè è un top praticamente. Allora è fatto così, ha queste manichette qua, vedete, lavorate. Cioè, appena ho visto le maniche io mi sono innamorata. Poi ho visto pure il tipo di top, perché praticamente questo top sembra un vestitino, però è corto avanti. Qua, vedete, c'ha questi volant, come si chiama? Sì, ha questa molla qua così, e poi dietro è un pochino più lungo, quindi praticamente la forma è questa. E diciamo che dovrebbe andare come una specie di vestitino, dove io poi sotto metto i leggings o quelli o dei pantaloni neri semplici, un pochino magari più attillati. E niente, che è proprio caruccia, secondo me, con una cintina in vita, magari di quelle in similpelle, ci sta una bellezza. Altre cosine che ho preso, che però non fanno parte di vestiario, ho preso, o meglio, ho preso, Santo Padre mi ha preso, papà, mi ha preso due di queste tinte rossetti della L'Oreal, che sono praticamente lo 007 e lo 001. Ne hanno fatti di questi qua, mi pare, non so perché non li metti a fuoco, eccoli qua. Sono praticamente, per farvi capire, quelli che sono usciti adesso, tipo che hanno questa cosa qui, tipo, vedete, tipo ombretto. Voglio provare come sono, perché mi piacciono, insomma, mi piace questo tipo di cosina qua. Facciamo un paio di swatch, vediamo come sono. Un attimo. Questo. C'erano praticamente, i colori non sono tanti, mi sembra siano 6. C'era anche un viola molto bello, però il viola io ce l'ho, cioè non voglio esagerare con i viola, perché va a finire che poi non li metto sempre. C'è un colore che a me piace tantissimo, però mi rendo conto poi che non so colori che porto spesso, ecco.
Sono sfiziosi, cioè questi promettono di fare un effetto ultra matte a lunga durata. Vedremo, vedremo. Allora, ragazzi, grazie per aver guardato il video. Un pollicino in su se il video vi è piaciuto e ci vediamo presto in un prossimo video, spero. Un bacione grande. Ciao!